Buongiorno, buona domenica in diretta, sono sopra la collina di Rang Hill, sopra Town, dove c'è la vista panoramica sopra tutta la città e praticamente, pur essendo domenica, gli impegni di famiglia e le varie cose non ci fanno mai fare festa. La gente pensa sempre che sono in ferie. Giù nella città c'è mia figlia, si è già messo l'apparecchio Emma e ogni mese deve andare a controllare, lo devono modificare qui e là, insomma. Sono venuto qua sulla collina a piedi dalla città fino qua sopra, che è una bella camminata che mi fa sicuramente bene. Allora, Phuket Town, Rang Hill, sopra la città, qui vengono i turisti, pochi, non tantissimi, perché comunque immagino che poi alla fine la gente preferisca andare in spiaggia piuttosto che venire a vedere la città dall'alto, però se uno vuol venire, allora... col telefono è sempre un po' così, non è che si veda, che si possa zoomare più di tanto, però là in fondo qui c'è Rosa dei Venti, segna il sud naturalmente verso Rawai, che là in fondo, là c'è Bon Island, praticamente Lon Island, là in fondo c'è anche il grande Buddha sopra la... ripeto, adesso anche zoomando più di tanto, vedete, lo si vede piccolo, là è il grande Buddha, quindi là siamo a Chalong. Qua sotto è tutta la town, l'old town, la vecchia città, è lì, è là che si vede la costruzione, là è gli inceneritori, sono i due inceneritori e praticamente tutta questa popò di città non ha più di 100 anni, perché comunque non era qui il centro dell'isola, era Talang. Poi dopo sono arrivati i minatori e loro hanno trasferito tutto qui perché là c'è il porto e venivano a prendere i minerali, quelli che poi negli anni 50 sono andati esaurendosi e hanno lasciato il posto a... hanno lasciato il posto ai turisti, perché l'isola, a dire la verità, è dall'inizio degli anni 80, alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, quando poi si ritirarono le truppe dal Vietnam, le truppe americane, cominciarono ad arrivare i Boeing pieni di turisti, perché fino ad allora la Thailandia comunque non era turistica, quindi non esisteva del turismo. Quindi Phuket, l'ultima tigre l'hanno cacciata alla fine degli anni 60 e io ho una foto nel mio archivio di quella tigre che hanno preso a Kamala, l'avevano presa, l'ultima tigre, quindi fino agli anni 70, quindi stiamo parlando di 50 anni fa, sono nato io, e c'erano le tigri che giravano libere per Phuket, non racconto cazzate, l'ultima l'hanno vista nel 70, all'inizio degli anni 70, 72, 73, questo per dirvi com'era Phuket una volta. Poi nel giro di 20 anni, cioè quello che conosco io perché sono venuto qua circa 20 anni fa,
ha avuto una trasformazione completamente esponenziale. Dal dopo tsunami poi una cosa allucinante, le cose cambiavano così velocemente, anzi cambiano così velocemente che quando vengo in Italia un mese, due mesi, poi torno e noto tantissime differenze nel giro di un mese, quindi provate a immaginare nell'arco di tutti questi anni quanto sia cambiata la fisionomia dell'isola. Poi ripeto, ci sono delle cose tipo questo, Ranghil e altri parchi dove invece è rimasto tutto fermo, perché comunque sono parchi e nei parchi teoricamente non possono costruire, cercano di tenere un comportamento abbastanza civile. Il problema qual è? È che purtroppo in Asia e soprattutto qui hanno dei piani regolatori che sono una cosa un po' tutta loro, e praticamente cosa succede? Succede che qua è, non dico abusivismo, perché comunque le regole le hanno anche loro, però c'è, qui è la terra è mia, faccio quello che voglio e poi al limite vado a processo, perché tanto vanno avanti non so quanti anni, e quindi intanto costruisco e mi tiro avanti, poi alla fine mi fanno il condono, perché esistono anche qua i condoni e ne abbiamo tantissimi esempi, uno per citarvi quello che secondo me è il peggiore di tutti, giù ad Ao Sein, quindi quando siete a Nayarn che passate dentro nell'hotel, le tre spiaggine che ci sono là di là, vi ricordate? Cioè chi è venuto anni fa si ricorda che lì c'erano i bungalow dell'Ao Sein Beach e poi c'era i famosi come si dice, c'erano le famose spiaggettine, il Bankrating, che era un altro complesso abbastanza recente, roba di 10-12 anni fa. Beh, comunque su quella strada lì adesso hanno costruito degli ecomostri e hanno chiuso completamente la visuale, quindi noi comuni mortali hanno chiuso e lì sono andati a processo, ne hanno fatti di tutti i colori, è finita sui giornali, poi si è venuto a sapere che chi ha costruito era uno di quelli con le mani in pasta dappertutto, addirittura dalla capitale da Bangkok, immanicato con grandi e potenti di tutti i tipi, insomma morale della favola, gli hanno lasciato finire, per cui c'è poco da fare. Sulla collina di Kata ormai c'era il Rastapabli dove c'era il viewpoint, vabbè, adesso hanno costruito il mondo, addirittura stanno costruendo un mega hotel, quindi da Kata Noi se la spiaggia guardi in alto vedi una roba schifosissima, lo so, è brutto. Possono fare niente perché sono fatti così e alla fine comanda il soldo. Poi ripeto, Phuket è una bellissima isola, perché guarda che posto, è curata anche bene, i parchi comunque sono puliti, non c'è una carta per terra, non ci sono scritte di merda, tossici del cazzo, immigrati clandestini che campeggiano, no, non è come da noi in Italia, quindi parchi marini spacciatori, drogati, qui non ci sono, ci drogano ma non lo fanno di certo nel parco pubblico, anche perché qua se disgraziatamente ti metti a fare un, vedete che c'è un guardiano là, attaccato quello là, il tesserino è un guardiano e controllano, Qui se disgraziatamente uno prende una bomboletta e si mette a fare un graffito su, gli danno 30 anni di galera, e non sto scherzando, e fanno bene. Quindi il pubblico, quello che è bene pubblico è molto rispettato, e poi vedete anche gli alberi, quello lì c'ha la sua... quei nastrini colorati perché comunque è un albero sacro, chissà quanti anni ha, loro ci credono, lì dentro ci sono le anime dei morti, hanno tutte le loro cose, le loro usanze, le loro tradizioni, ed è giusto così, voglio dire. Quindi ci sono i pro, ci sono i contro, come in tutte
in tutti i posti del mondo, ognuno ha, ogni razza ha, ha le sue peculiarità, i suoi pregi, i suoi difetti, non esiste una razza perfetta, e non esiste la cultura perfetta, ognuno ha la sua cultura, le sue usanze, le sue tradizioni. L'importante è che gli ospiti quando vengano le conoscano, le rispettino e che cerchino di comportarsi insomma a modo, perché è facile quando ci sono culture talmente diverse fare degli errori, diciamo, che possono comportare anche portare a spiacevoli conseguenze di natura anche economica, multe, salate, oppure addirittura finire in tribunale magari perché si è fatto qualcosa che si pensava fosse normale, tipo girare a petto nudo per gli uomini o il topless in spiaggia, non si può fare il topless in spiaggia, la gente non lo sa. E no, in Thailandia non mi hanno chiesto, ma si può girare il topless? No, non si può girare il topless, non si fa, è atisceni in luogo pubblico. Poi se qualcuno lo fa e non lo arrestano, questo non vuol dire che lo possono fare tutti e che sia tollerato. Purtroppo tante cose la gente non le sa, non le sa, tipo il bere, pensano che si possa bere, ad esempio questo è un parco, sapete che qua è assolutamente vietato consumare alcolici, quindi non puoi prenderti la birrettina, metterti lì sulla tua panchetta nel parco a bere la birretta. Che poi qualcuno, ripeto, lo faccia o che ci sia il baracchino, no, là non le vendono, perché ripeto, è un parco e dove c'è il parco non si può fare. E questo addirittura fitness park. E alle volte proprio la gente fa degli errori che sono così dettati dal fatto che non si conosca bene le usanze, e quindi è sempre meglio informarsi dove si va, perché ripeto, Non è giusto, non è affatto giusto alla fine andare in un luogo e pensare perché ma io sono un turista, allora faccio quel cazzo che mi pare. No, non è così. Ripeto, che poi i thailandesi siano molto pazienti con noi Farang, assolutamente sì, che chiudono anche due occhi, perché comunque sanno bene che non è che possono romperci i coglioni a nastro, insomma gli portiamo i soldini, dai, però diciamo che anche noi dovremmo essere un po' più educati, e invece purtroppo non lo siamo, siamo molto sbruffoni e molto arroganti, e poi qualcuno ha il coraggio di dire che io sono arrogante, sono forse la persona che ama di più questa isola. Parlo degli italiani, che ama di più questa isola, che cerca sempre di spiegarla, di promuoverla nel miglior modo possibile. E invece qualcuno mi ha detto che sono arrogante, che non rispetto i thailandesi, perché scherzando ho detto che quando mangi nel merdacchino ti caghi addosso, e se ne hanno avuto male perché la loro moglie c'ha il merdacchino. E io gli ho detto, ma non ho nominato tua moglie, non so neanche chi sia tu né tua moglie. Eppure, purtroppo, c'è gente che ragiona col culo e non capisce un cazzo, e magari non è neanche mai venuta a Khao Rang, non ha mai fatto una passeggiata e conosce solo la Bangla Road e i barettini con le signorine allegre, e non capisce invece che quest'isola è veramente bella e ha un sacco di cose che trovate tutte nel mio sito, in una paginetta che ho chiamato Escursioni fai da te, c'è anche Rang tra le altre cose, con le mappe per raggiungere questi posti, che potete farlo benissimo da soli. Ripeto, poi capisco che alla gente non gliene freghi niente di venire a Rang Hill a fare la camminata come sto facendo io, che tra l'altro oggi non ho visto c'erano le scimmie, erano là di là, ci sono anche le scimmie qua. La collina delle scimmie non è Rang Hill, non è questa, è quella dove ci sono le antenne della televisione, però a volte ci sono anche qua, anche qui dove sono adesso, però vanno giornate, non è che stanno sempre lì le scimmie. Ani Doc Chaba, questo fiore si chiama Chaba. Va bene, dai.
gli ho spiegato un po' di cose, adesso torno indietro, faccio il mio percorso contrario, scendo giù e ritorno alla clinica a vedere se Emma ha finito. E se volete sapere la storia di Phuket, molto volentieri, ci sono le panchette per farsi gli addominali. Se volete conoscere la storia di Phuket Town, che è abbastanza recente, meno quella moderna, parliamo dal 700, dall'arrivo dei minatori, cinesi fino ai giorni nostri, e trovate tante cose anche nella mia pagina Amici di Phuket e nella mia sempre pagina Amici di Phuket Facebook. Però ci sono due album di circa 500 foto con tutte le foto che ho potuto trovare in questi anni. Ci sono anche quelli con le tigri che vi dicevo e dei minatori, perché comunque, ripeto, senza i minatori Phuket non sarebbe stata quella che è stata grazie ai cinesi. Quest'isola ha un legame particolare con i cinesi, tutta la Thailandia, ma particolarmente Phuket e quella unicità che è la Phuket Town, dove si crea questa fusione denominata sino-portoghese, perché c'è questa veramente mix di culture che si vede anche nelle facciate delle case, addirittura nei dolci. Ci sono dei dolci che ritrovi che sono tipici, e me l'ha detto uno, pensate, a Lisbona, quando siamo andati in crociera, ho conosciuto Manuel, questo ragazzo che faceva il tassista e ci ha portato in giro, e lui è stato qui a Phuket e parlavamo appunto di Phuket qui e là, e mi fa: sai che ho trovato dei dolci tipici portoghesi che è una cosa veramente tipica nostra, che non è... Appunto c'è stato questo mix di culture, delle navi che arrivavano dall'Europa, da tutto il mondo, non solo, arrivavano anche dall'Australia, arrivavano anche da più vicino naturalmente, dall'Indonesia, dalla Malesia, venivano a prendere il rame, lo stagno, e si è creato veramente un mix che è unico nel suo genere. Poi capito che noi italiani ci abbiamo la culla della civiltà, capisco benissimo che uno che viene qua e va a vedere Phuket Town e dice: sì, vabbè Martino, ma non è che... ho capito, vi sto spiegando che ha 100 anni questa città, migliaia d'anni, quindi non è che stiamo andando in una città storica, però insomma la sua storia è particolare, cioè, se qualcuno interessa, ripeto, c'è anche il museo dei minatori a Talang. C'è anche un museo bello sempre a Talang, vicino alle due eroine, che nessuno conosce, proprio il museo, e lì si parla di preistoria, si va non solo storia moderna, si va proprio indietro nel tempo fino ad arrivare al paleolitico addirittura, e perché in Pangà comunque ci sono dei graffiti che dicono risalire addirittura a più di 5.000 anni fa, insomma, cioè, se uno è interessato anche alla storia, ce n'è anche di quella, non è che ci siano solo le spiagge e tutto il resto, e ripeto, sono cose che potete fare anche da soli, non è difficile reperire in rete un sacco, poi ci sono anche un sacco di libri, tra le altre cose, un sacco di libri che io li ho letti quasi tutti, non dico tutti, perché sono in inglese tra le altre cose, non è che sono un genio dell'inglese, però vabbè, riesco a leggere un libro in inglese. E praticamente c'è anche la storia di William Light,
la storia di perché Phuket non è mai stata colonizzata, della la storia delle due ruine, di quando respinsero l'invasione della truppa birmana, insomma c'è veramente parecchie cose interessanti e ripeto, si trovano tutte in rete, non è un problema, per cui non è l'unico limite è che in italiano non c'è assolutamente niente, perché ripeto, di italiani che gliene frega qualcosa di Phuket, boh, non ne ho mai trovati, oppure sì, gliene frega per venderti quello che ti devono vendere, quello che fanno, giustamente, hanno le loro attività, i loro ristoranti, le loro attività, però non ti parlano mai di Phuket da un altro punto di vista che non sia un punto di vista prettamente commerciale. Io, ripeto, c'ho anche un amore, perché pur non essendo mia e non lo sarà mai, perché noi stranieri qui a casa non se ne parla, ci ospitano al limite pagando, però alla fine avendoci vissuto metà della mia vita e molto probabilmente ci passerò se tutto va bene il restante, quindi insomma voglio dire diventerà forse anche la mia tomba, chi è che lo sa, per cui mi ci sono affezionato. Va bene, dai, basta parlare, che devo camminare, devo stendere. Tra l'altro mi sono arrivati messaggi anche di Sky, magari ha finito. Oh, io vi saluto, vi ringrazio. Se vi piacciono le mie dirette, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi alla pagina, mettete like alla pagina Facebook. Se volete sapere anche cose extra escursioni, io non ho problemi. Se volete parlarne personalmente con me quando venite in agenzia, se ho tempo lo faccio volentierissimamente, per cui non ci sono problemi. Se volete sapere come fare anche questi giri fai da te, trovate tutto nel mio sito e ripeto, sono cose carine. Se a uno piace camminare a Phuket, c'è da camminare e ci sono anche dei bellissimi parchi. Adesso questo non è sopra la città, signori, c'è la strada, però se andate alle cascate, voglio dire, a Bang Pe, a Tonsai, ci sono anche della bella foresta pluviale dove camminare, no, questa è la strada, ripeto, è easy. Ciao, buona domenica.